Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Pisti, pene inasprite, però perché ha vinto la linea Salvini? Questo immagino perché c'è un contrasto dentro il governo, ma al di là di questo io volevo tornare sulla questione della, diciamo, del CDM, del Consiglio dei Ministri a Cutro, perché questa è apparsa a tutti come un'iniziativa tardiva, una sorta di un tentativo di mettere una pezza di fronte, diciamo, per recuperare forse un po' di dignità perduta di fronte a questa tragedia. E devo dire che da un punto di vista anche dell'immagine, vedere un governo che atterra in Calabria, mentre già una parte delle bare se ne sono andate, se ne sono decollate, diciamo, verso Bologna, un governo che arriva in una città militarizzata, che non passa per il Palasport a rendere omaggio alle bare che sono rimaste, che non incontra la famiglia delle vittime e dà appuntamento a Palazzo Chigi, come se il tema fosse venite a prendere un caffè da me a Palazzo Chigi e non invece dare giustizia e dare delle risposte a quelle famiglie che non hanno più i propri cari, che aspettano che quelle bare siano rimpatriate nei loro paesi di residenza, di origine. Una Presidente del Consiglio che fa una conferenza stampa agitata, dove appunto c'è Salvini che manda i messaggi, c'è visivamente un governo un po' allo sbando e poi quei peluche lanciati dalle persone, perché è vero che è andata a rendere omaggio ad una lapide, ma l'ha fatta dentro però una cornice di blindatura estranea invece a tutte quelle persone che chiedevano. Si chiama la cornice. Ho capito, ma se tu vai a fare un consiglio dei ministri a Cutro, è perché tu vuoi entrare in connessione con quella parte del paese che chiede giustizia, con quelle persone che hanno salvato quelle vittime in mare. Così come ha fatto Mattarella, insomma, non c'è bisogno di altri esempi. Voglio dire, c'è stata una rottura sentimentale con il paese su questa vicenda e siccome Giorgia Meloni poteva farlo prima, è vero che è andata in India, ma qualche ora nella sua agenda io ho visto che quando c'è stato l'arresto di Messina Denaro, la Presidente del Consiglio non ha perso un attimo per prendere un aereo ed andare in Sicilia, quando anche c'è stata la morte dolorosa di un celebre conduttore come Maurizio Costanzo, lei si è sempre, come dire, recata subito di fronte, e a Crotone no, a Crotone non ha trovato il tempo per andare di fronte a quelle bare. Io lo trovo francamente vergognoso che abbia fatto questo 12 giorni dopo questa tragedia, il che dimostra una diversa sensibilità, se mi permette Foti, su questo tema. Dopodiché anche sulla questione del fatto che il ministro è venuto alla Camera e al Senato, ma non ha dato nessuna risposta, perché noi aspettiamo ancora una risposta e lo aspetta il paese tutto su che cosa non ha funzionato della catena di comando nei soccorsi. Cioè il fatto che c'era una barca avvistata da Frontex che con delle foto termiche faceva vedere che c'erano più di 100 persone ammassate in coperta, una barca che è stata lasciata 7 ore nel mare, in mezzo al mare, una guardia di finanza che esce per un'azione di polizia e deve tornare indietro perché il mare è troppo grosso ed è evidente che un caicco di legno non può stare in mare in una condizione di questo genere, e non arriva la guardia di finanza. Ora è vero che la magistratura sta indagando, però era dovere del ministro dell'interno intanto chiedere scusa rispetto a quelle frasi disumane, inaccettabili se la sono cercata, io non metterei mai come genitore i miei figli in barca, come se questi facessero un giro in barca e non invece scappassero da una condizione di morte certa, di torture e di discriminazioni. Ma oltretutto questa cosa della guardia costiera che non è uscita non è un dettaglio che riguarda solo la magistratura, ma è saltato qualcosa nella catena di comando
che diciamo, spetta sia al Ministero degli Interni che al Ministero delle Infrastrutture. Infatti è grave che non ci fosse Salvini in aula quel giorno, e noi aspettiamo ancora risposte su questo. Non avete chiesto l'audizione di Salvini, non dovete dire delle balle. Come in conferenza dei capigruppo la richiesta è stata di audizione del ministro dell'interno. Il ministro dell'interno è venuto in aula, è venuto prontamente in aula. Questa è la verità. Ci aspettavamo anche una presenza del ministro Salvini, però. Si è chiesta l'informativa del ministro dell'interno. Quindi dopodiché non ha dato nessuna risposta a Foti, ministro dell'interno. O non presente? Non ha dato nessuna risposta rispetto alle richieste che sono state avanzate dall'opposizione. Ha fatto una esposizione. Non ha detto una parola di scuse rispetto a quei morti. Il ministro dell'interno. Però scusi, aspetta, finisce Foti e poi arriva Giubilei. Innanzitutto non poteva dare risposte perché gli è stata chiesta un'informativa. Nell'informativa ha relazionato quelli che erano i fatti a sua conoscenza, a conoscenza del Ministero, li ha elencati tutti e puntualmente. Ovviamente, me lo consenta Zan, se vi sono dei documenti che sono già in mano all'autorità giudiziaria, il ministro non può rilevarne i contenuti in alcun ambito, perché sono sotto sequestro. Piaccia o non piaccia, lo si voglia capire o no. Capisco che voi preferiate i processi pubblici anziché lasciare che i processi però li facciano coloro i quali sono deputati a farli. Non facciamo dopodiché, questa demagogia, dopodiché, la prego. Aspetta un attimo, Zan. Dopodiché, Zan, se vi sono dei problemi all'interno della catena di comando, chiaro? Che possono non avere rilevanza penale, perché non è detto che tutto abbia rilevanza penale, ma ciò non toglie che possano esservi stati dei problemi. Vogliamo lasciare vedere se effettivamente vi sono stati questi problemi? Perché quando si cita Frontex bisogna citarlo per intero. Andiamo a vedere la dichiarazione che è stata fatta all'ANSA a naufragio avvenuto da parte di Frontex. Dice che la nave, l'imbarcazione procedeva a 6 nodi in una situazione di non assoluto pericolo. Questa non è la segnalazione. Piaccia o non piaccia. Non ho mai detto prendiamo questo, l'agenzia ANSA. Frontex. Comunque Foti, il problema è che io contesto a Piantedosi non è l'individuazione delle responsabilità, perché questo spetta alla magistratura, ma Piantedosi non ha nemmeno detto che c'è stato un problema nella catena di comando, cioè non ha nemmeno detto in Parlamento che la Guardia Costiera non è uscita per i soccorsi, è uscita solo la Guardia di Finanza ed evidentemente c'è stato un problema nella catena di comando, ma questo non l'ha nemmeno ammesso Piantedosi alla Camera, e ci aspettavamo delle scuse per quelle frasi, e lei sarà d'accordo con me, collega Foti, che quelle frasi sono state del tutto disumane, inopportune, inaccettabili. Su questo neanche un cenno di scusa. Arriviamo, io l'ho trovato vergognoso. Arriviamo anche alla giornata di ieri, però, sì, insomma, e anche però ai provvedimenti. Dobbiamo ricostruire bene i fatti.